Lei ha effettuato un tour nelle carceri, situazione difficilissima, ha raccolto le rimostranze, le istanze degli agenti penitenziari. Com'è la situazione? Eh, la situazione è veramente problematica, sia per la scarsità di organico della polizia penitenziaria, sia per la situazione dei detenuti, delle carceri in generale, tutta una serie di problematiche, e in particolare che la polizia penitenziaria è disarmata completamente Mentre i detenuti possono trovare oggetti atti a offendere. Lei ha proposto anche l'utilizzo del teser per il caporeparto in carcere per difendersi meglio, ma non crede che ci sia un tema più strutturale che riguarda il sovraffollamento, la, le carceri non più adeguate? Sì, assolutamente. Tu, tutti questi temi eh, ci sono, però resta il problema concreto per cui. Un detenuto magari di 100 kg di muscoli, magari anche con eh, problemi psichici e, e, e che non sente il dolore, che può far male a se stesso e far male agli altri, è difficilissimo da bloccare. Per cui, per, per questo motivo, io ho proposto il Teser solo per il capoturno, perché dopo aver provato tutti gli altri tentativi che si possono provare, se non c'è alternativa, il Teser può servire a fermarlo perché altrimenti eh, molti agenti vengono continuamente feriti da queste aggressioni. Ha subito molte critiche da parte del centro-sinistra. Secondo lei sono strumentali o si può ragionare in modo laico su questa tematica così complessa? Ma no, in parte sono strumentali perché io non considero il Teser un'arma, è un dissuasore che serve solamente per bloccare il detenuto, che a volte fa anche, eh, eh, si, si fa male da solo, no? eh, Quindi per fermarlo in quei casi lì e per evitare aggressioni ad agenti della polizia penitenziaria, secondo me il Teser sarebbe uno strumento efficace, non da utilizzare tutti i giorni, ma solo in, al capoturno quando non ci sono altre soluzioni. Farà qualche proposta in Parlamento in questo senso? Ma io ho già presentato un'interrogazione al Ministro degli Interni, e un altro problema per i detenuti che hanno problemi psichici, ci sarebbero le REMS che dovrebbero sopperire a, a questa esigenza, però non sono sufficienti a rispondere a alle necessità numeriche che ci sono. Per cui l'alternativa quando un detenuto può fare autolesionismo e può fare male agli altri potrebbe essere il TSO che però nelle carceri non viene applicato perché spesso non ci sono le strutture atte per applicare un TSO.